Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Senti, siamo in fase di smontaggio, di veloce smontaggio di questa 35esima edizione che è andata veramente alla grande. Sì, direi di sì, si può essere soddisfatti perché era il primo esperimento di una manifestazione di 8 giorni, una manifestazione che è stata impegnativa con tante serate diverse, con concerti anche in contemporanea, in teatri, Teatro Bolognini, Manzoni, iniziative collaterali, cioè, devo dire che tutto ha funzionato abbastanza bene, anzi siamo molto soddisfatti. Poi è chiaro che ci sono stati dei momenti di grande picco, di grande affluenza, di grande soddisfazione, la serata di chiusura che con un pubblico tra l'altro molto giovane, quindi anche si spera di una nuova generazione che si avvicina al festival. Senti, avete toccato dei temi musicali anche diversi in queste serate, quindi la piazza del Duomo Pistoia è stata scoperta anche da persone diverse. Certo, questo era uno dei principali obiettivi, da persone diverse e da un pubblico straniero anche molto forte. Abbiamo avuto per esempio la serata di Johnson, dove la della piazza parlava americano, quindi inglese appunto, perché molti erano americani. E questo era un po' uno degli obiettivi, perché proprio il fatto di attirare pubblici nuovi è uno dei principali insomma, della manifestazione. Insomma. Senti, prima di lasciarti ti chiedo soltanto un nome. Con chi ti sei emozionato? No, un po' con tante cose, mi è piaciuto molto la Vega quando mercoledì sera ha iniziato il suo concerto, mi è piaciuto molto Jack Johnson che non avevo mai visto dal vivo e mi ha emozionato anche molto ieri sera l'attacco di Arctic Monkeys quando appunto con il boato appunto della piazza che li ha accolti. Certo, ieri sera è proprio una chiusura veramente da stadio. Sì, insomma, ieri è stata una bella chiusura, una bella soddisfazione, insomma, con un pubblico tanto fresco, giovanissimo e entusiasta, insomma, che penso sia importante far cominciare a venire a Pistoia. Tanto veniva da tutta Italia e anche da tanti paesi stranieri. Benissimo, qualche minuto di relax e poi si parte per preparare la 36esima edizione. Ci proviamo, tanto finiamo di smontare un pochino questo, poi vedremo. Bene, ci vediamo l'anno prossimo in Piazza del Duomo. Bene, ciao. Ciao.